Sicilia è un'iniziativa che vede Edicolab insieme al Forum dei Giovani, quindi un modo per essere più vicini alla disabilità e quindi per guardare a una vera integrazione. Sì, indubbiamente è stata scelta Edicolab come associazione proprio perché è importante condividere queste esperienze con i ragazzi, soprattutto delle scuole di secondo grado. E quando Stefano mi ha proposto Edicolab in quanto responsabile appunto del progetto del social basket, sono stata molto contenta perché rappresenta un po' quello che è il mio percorso di studi, quindi l'integrazione sociale è una cosa molto importante e ci tenevamo particolarmente che fosse un argomento presente nelle scuole, dato che oggi i ragazzi vanno molto sensibilizzati a queste tipologie di integrazione. Edicolab è un'iniziativa nata proprio all'insegna dell'inclusione, come procede l'attività, quali sono poi magari anche le criticità per le quali vorreste più vicinanza delle istituzioni? Sicuramente per Edicolab, il motivo per cui è stata scelta Edicolab è sicuramente il fatto che naviga un po' in cattive acque, mettiamola così, nel senso che Edicolab purtroppo ha poca collaborazione da parte delle attività locali e quindi ha molte difficoltà a portare avanti questo progetto, quindi diciamo il forum si impegnerà insieme alle scuole a raccogliere dei fondi in modo da aiutarli a mantenere questo progetto attivo e quindi cercare di portare avanti questa attività e di integrazione appunto dei ragazzi che lavorano già a pieno titolo all'interno di questa struttura. L'attività però come procede? Immagino si trovino bene. Sì, si trovano molto bene, infatti abbiamo avuto occasione di conoscere alcuni dei ragazzi che ci hanno raccontato un po' della loro esperienza, che poi racconteranno anche all'interno delle varie assemblee ai ragazzi. E sicuramente è un'attività in cui credono prima di tutto i ragazzi e poi coloro che hanno fondato questa associazione. Quindi c'è una bella risposta da parte dei ragazzi che hanno questa autonomia, soprattutto economica, per appunto un'integrazione non facile che è quella dei diversamente abili. Quale potrebbe essere il sostegno invece delle istituzioni? Beh, sicuramente il sostegno economico, mi duole dirlo, però è sicuramente quello più importante perché appunto i ragazzi hanno serie difficoltà a mantenere gli affitti dei locali perché purtroppo non sono di basso profitto, insomma. Quindi noi partiamo con questa iniziativa cercando di dare una mano ai ragazzi che hanno avuto già una mano da parte dei tifosi della squadra di calcio della città fino al mese scorso. E quindi speriamo di dare una mano anche noi per aiutarli almeno nel prossimo anno e poi speriamo che ci siano anche diciamo, gli assessori e un po' anche diciamo, il comune proprio a dare una mano a questi ragazzi e quindi cominciare a credere anche loro in questa iniziativa.